signora, mi scusi, ma c'è una donna che vuole parlare con lei. Una donna? Sì, è una signora delle Connolly. Le dico che non vuole essere disturbata? No, va bene, vado a parlarle. Grazie. Prego. Signora Antonelli, per fortuna che è qui. Io l'avevo vista in aeroporto, l'ho anche chiamata, ma lei non deve avermi sentita. Sicuramente. Voleva dirmi qualcosa? Lei non è che starebbe un po' seduta con me? E no. Perché dovrei, scusi? Ho paura. Ma di che cosa? Dell'aereo. Ho paura che cada, anzi io me lo sento che cade. Non cade, non cade, stia tranquilla. Io non ho mai volato. E ha fatto male? E poi guardi lì. È il tempo il suo destino. È il tempo che manca all'arrivo. 12 ore, guardi, passano in un attimo. No, no. Qual è... quale sarà il nostro destino? Sì, il suo non lo so, io però vorrei tornare al mio posto. E io come faccio? Non lo so, si beve un po' di vino e si mette a dormire. Sono asteria. Meglio, fa più effetto. Ci vediamo a Buenos Aires. Se capita, sì. Perché noi potremmo cercarli insieme, i nostri mariti. Loro sono scappati insieme e noi potremmo... Senta, signora, lei adesso pensi solo a calmarsi e a dormire, d'accordo? Se ne va. Ma guarda un po' chi c'è, la moglie del direttore. E lei che ci fa qui? Ma perché è suo l'aereo? Signora, io torno al mio posto. La lascio in buona compagnia, auguri. Ma chi si crede di essere? Ma scusi. È chiaro. Adesso ho capito, signorina, perché suo marito l'ha lasciata. Signorina? T'ha mollato. Signorina, non puoi stare qui, prego. E ha fatto bene. Vado al suo posto, per favore. E non mi toccare, sto buona. Si sieda. Mi scusi, ma... stronza. Lei non è che si siederebbe vicino a me? Eh?